Buonasera, mi chiamo Vincenzo. Io vorrei partire, le vorrei fare diverse domande, ma partiamo dalla premiata ditta Tanzi Bandieri. È un connubio che dura da qualche decennio. Sì, da molto tempo. In teatro, diciamo esattamente dal 78-79, il primo lavoro fatto Pambieri Tanzi, ed era il Sigismondo di Lucio Antonio Ruggeri, adesso un altro non mi ricordo, con la voce di Albertazzi e la regia di Pasqualino Festa Campanile. E fu un semidisastro, ma significò per noi l'inizio proprio della ditta. E fra l'altro Paone, Remigio Paone, grande uomo di teatro del Teatro Nuovo dove andammo, disse: no, dovete continuare perché voi siete un po' più figurato. Però noi avevamo iniziato molto prima. E oggi in turno è qui con la commedia di Simon Cena Sorpresa, sì, che è, è stato un grosso successo a New York, e noi lo stiamo facendo da ben 3 anni. Da 3 anni siamo alla fine, questa è proprio l'ultima replica, quindi forse anche c'è un po' di malinconia, anche come sempre quando si lascia uno spettacolo che abbiamo vissuto per tanti giorni, tante repliche, in tanti teatri d'Italia, con tanti climi diversi, con tanto pubblico, ed è andato sempre bene, molto bene. E siamo contenti, però tutte le cose finiscono, stiamo per archiviare. Ma il teatro in Italia risente la crisi economica, secondo te? Sì, molto, purtroppo molto. Io fino all'anno scorso ero sempre molto ottimista e da quest'anno la vedo un po' dura, perché in effetti anche noi non fanno nessun altro spettacolo, l'abbiamo cambiato, ne facciamo un altro, e vedo che la situazione, cioè ci sono sempre meno soldi comuni, meno soldi di compagnia, è una cosa deflagrante. I comuni possono scegliere meno spettacoli, e quindi spesso poi magari gli assessori non conoscono l'ambiente teatrale, conoscono l'ambiente televisivo, vedono che ci sono dei nomi televisivi, pseudonomi televisivi che approfittano del momento di popolarità per fare il spettacolo, e prendono quelli, magari a discapito nostro, il teatro vero, della qualità. Però insomma ci difendiamo con i denti, vediamo. Progetti ce ne sono, che sono sicuro. Metti fuori a bere il corso, la lite coniugale, ma guarda quello. Era quella porta. Allora, di casa, perché ha ricevuto diversi premi. Ah, sì, Civiltà sì. Del Mediterraneo nel 2003, sì. Il premio internazionale di Caos nel 2004, sì. Ma nel 2005 lei è stato anche premiato con un premio a Città di Lanciano per aver interpretato Baldovino. Sì, il piacere di non essere che ha debuttato qua, abbiamo fatto l'allestimento proprio qui, ad Agrigento, il debutto è stato qua. E beh sì, quello è un personaggio strepitoso, come anche il Fumatia Pascal, sempre riguardo Pirandelli, l'ho fatto subito prima, e ho vinto il premio Gasman come miglior attore dell'anno. E poi, devo dire, mi piace dirlo, perché l'anno dopo, o anzi dopo 2 anni, ho vinto ancora il primo Gasman con La Commedia degli Errori come mia regia, come il miglior spettacolo dell'anno, e c'era anche mia figlia. E quindi mi fa molto piacere, perché quello è un premio, quello che ha citato adesso, è un premio che dà il pubblico e non la critica o non gli addetti ai lavori, e quindi ha una valenza molto superiore, secondo me, perché sappiamo dei potentati, sappiamo degli amici degli amici, per cui questo è un premio pulito, che lo dà il pubblico a prescindere da qualunque influenza esterna. Cosa l'affascina del Agrigento? L'affascina innanzitutto il clima che si vive qua, è un clima, io parlo un clima, non un clima temporale, ma è un clima proprio culturale, e poi io sono legato molto anche a questa zona della Sicilia, perché mio nonno era di Ravanusa, quindi mi giro provincia di Agrigento, e io gli occhi chiari li ho presi dai siciliani, perché mio bisnonno siciliano aveva 2 occhi che erano proprio di giada, erano azzurri, probabilmente di origine normanna, e quindi ci tengo molto. Quando sono in Sicilia mi sento un pochino anche a casa mia. Le piace? Sì, ma poi bellissimo pubblico, peccato che anche qui si è ristretto, una volta si facevano 6 giorni, poi 4, adesso 3, e questo è il segno indubitabile che c'è una crisi in atto tremenda, sia dalla parte delle istituzioni che dalla parte del pubblico,
perché ovviamente avendo meno soldi tutti vanno meno a teatro e questo è un grosso problema. Ma secondo lei, Agrigento, la Valle dei Templi, eccetera, con la costruzione di un aeroporto potrebbe decollare maggiormente? Sì. Cioè lei nota le difficoltà? Assolutamente, assolutamente manca forse qua, perché fin dei conti gli aeroporti qui sono molto distanti, Agrigento, sia Palermo che Catania. In effetti è vero, manca il centro, diciamo qui è il centro sud, manca proprio un aeroporto che congiunga un po' la zona centrale della Sicilia con appunto con Catania, quindi è giusto che ci sia anche qui al centro un aeroporto, ma è un progetto in atto questo. Un progetto in atto della Punta di Agrigento. Speriamo che vada in porto, che non si disperdano i soldi come succede ogni tanto, oppure che si comincia e poi ci si incaglia, che vengono sfruttati bene i soldi europei, no? Che spesso ci sono, ma poi non si sa perché non vengono spesi, per inerzia, inefficienza. Quindi io spero che il comune, la provincia, la regione diano una mano. Tanto dovrebbe sorgere vicino a Ravanusa. Lei ha anche interpretato Todomodo, sì? Di Sciascia, Don Gaetano. Don Gaetano. Quindi un altro personaggio cattivo. Cattivissimo, però molto affascinante. Molto affascinante. E allora, no, mi è piaciuto molto. Fra l'altro mi è piaciuto interpretarlo accanto a Paolo Ferrari, che faceva appunto, diciamo, il ruolo in cui si adombra la figura di Sciascia, no? Che è questo che nel romanzo, qui è diventato un professore, nel romanzo è pittore, no? E qui è diventato professore. Era molto, molto interessante, e la cosa importante è che piaceva moltissimo ai giovani, perché si riscontrava, sembrava, molti mi hanno detto, sembrava scritto domani, nel senso che infatti, un'attualità sconvolgente, proprio di questa realtà che stiamo vivendo adesso, questa politica inefficiente, spesso malandrina, che si gira su se stessa a furia di favori, di autofavori, e non progredisce nell'altro senso, no? E quindi molto 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 forte, è stata una denuncia e veniva fuori moltissimo questo. E poi questo scontro fra un mondo laico interpretato da professore e questo mondo di Don Gaetano, che comunque fa le sue critiche anche alla Chiesa, no? Don Gaetano è un visionario, rasenta la follia, no? Certe sue cose, va oltre il limite anche imposto dal cattolicesimo. Lui dice giustamente, a un certo punto noi dobbiamo accettare persone che vengono da me, si confessano, eccetera, e credono quello che fanno. Quindi è un'ambiguità molto forte, contrastata invece dal raziocinio laico del professore. Molto interessante. Peccato che non abbiamo potuto riprendere, perché sennò saremmo tornati in Sicilia, c'era anche l'idea di andare a Racalmuto, di andare a altre piazze come in Sicilia, poi per vari motivi non l'abbiamo ripreso. E posso dire che adesso noi, finito qua, farò una cosa che ho fatto quest'estate in Sicilia, che è il Kin, la storia è un monologo tutto su di me, e su questo grande attore inglese vissuto fra a cavallo del 700-800, che è stato considerato il più grande attore mai apparso in scena inglese, che ha rivoluzionato un po' la recitazione, la tradizione recitativa dell'Inghilterra, e che è morto disperato, un uomo che si è autodistrutto, che ha raggiunto, quando ha raggiunto finalmente il successo, poi donne, vizi, genio, si è completamente rovinato ed è morto giovanissimo, distrutto dall'alcol, distrutto da un io devastante che portava a non accettare neanche gli attori in scena. E questo lo faremo a Roma, soprattutto facciamo pochissime piazze, facciamo Roma Salumberto. Dopodiché forse lo riprendiamo inizio di stagione, poi io avrò un appuntamento molto importante con un grande classico ed è la
l'uscita di Zelda, però faremo col Teatro Carcano di Milano e andremo in giro, speriamo di venire anche qua, questo è l'anno 2013. Invece con mia moglie, anche nel Kine, faremo entrare anche lei perché a furor di popolo, siccome l'anno scorso siamo andati molto bene con cena sorpresa al Teatro San Umberto, allora voglio che sia anche la sua presenza. Qui l'autore ha scritto due pezzi e Lia interpreterà la moglie e l'amante di Kine. Questo spettacolo. E poi l'ultima cosa, tanto per dire, sono i miei progetti, farò una regia, e questa anche molto curiosa, manuale di sopravvivenza per vecchie signore. Lo facciamo prodotto da Teatro Carcano con Marina Bonfi e Isabella Zitta, due grandi attrici ormai abbastanza attempate. Appena questa ultima domanda, una domanda che mi tocca personalmente. Io sono un appassionato del deserto di Parte. Che ricordi ha di quel Io ricordo prima di tutto non bellissimo, perché mi venne a vedere a teatro Durlini, mi offrì la parte di Armstrong, aspetta, quello che poi fece Terzieff, sì. E io ero felice, settimo cielo. Poi dopo un po' successe che Perrin fece parte della produzione e siccome era molto francese, impose gli attori francesi, fra cui Terzieff, e quel ruolo mi fu soffiato, e rimase Ratanao, che non era grandissimo, però ho il piacere di aver partecipato. È un comunque bel profilo di sì, perché è un film talmente importante, è rimasto nella storia. C'era un parterre de roi, e quando mi ricordo giravamo la scena lì, quando c'è l'arrivo del protagonista, no? Che saluta tutti, cioè, c'erano tutti gli attori, più grandi attori di quel momento europei. Come mi ha fatto piacere fare un cameo adesso nel film di Woody Allen, che mi ha scelto, che ha mandato le provini e mi ha scelto per fare una piccola cosa nell'episodio di Benigni. Era giusto un capo ufficio, ma è una cosa piccolissima anche quella, però è come partecipare tutti, sono tanti attori italiani che hanno fatto piccolissime cose, partecipare tutti a un brindisi per questo grande genio del cinema. Ultima cosa, nel suo sito ufficiale si apre con la poesia di Marattesa. Ah sì. Per Giuseppe Bambetti, cos'è la vita? Beh, la vita intanto è una scommessa meravigliosa che ci impegna terribilmente e bisogna viverla, però io credo giusto nel tuo lavoro, anche fuori dal lavoro, ma anche con leggerezza. Leggerezza intendo un'ironia, prendere la vita sempre comunque con una certa ironia, non andare a fondo su tutto, nel senso di non puoi ammalarti perché una cosa non riesci a farla, devi andare oltre, devi impegnarti sempre, per carità, avere molta fantasia e cercare di viverla. Vivere la vita come si presenta. Certo, gli input morali ci vogliono, perché stiamo vivendo una situazione tale che se non ci rendiamo conto bisogna un po' brigare dritto, però sempre senza esagerare, ecco. Sempre con una certa ironia, perché l'ironia ci salva da tante cose, una bella risata salva il mondo sicuramente. E poi comunque io credo anche che ci sia qualcosa. Speriamo bene. Buonasera, Leggendo. Io vorrei partire, vorrei fare diverse domande, ma partiamo dalla premiata ditta Tanzi Bandieri. Mm-hmm. È un connubio che dura da qualche decennio. Eh sì, sì sì, da molto tempo. E in teatro diciamo esattamente dal 78-79, un primo lavoro fatto Pambieri Tanzi, ed era il Sigismondo di Lucio Antonio Ruggeri, e adesso un altro non mi ricordo, con la voce di Albertazzi e la regia di Pasqualino Festa Campanile. E fu un semidisastro, ma significò per noi l'inizio proprio della ditta, e fra l'altro Paone, Remigio Paone, grande
uomo di teatro del Teatro Nuovo dove andammo, disse no, dovete continuare perché voi siete un po' più fortunati. Però noi avevamo iniziato molto prima. E oggi in turno è qui con la commedia di Simon Cena Sorpresa, sì, che è, è stato un grosso successo a New York e noi lo stiamo facendo da ben 3 anni. A 23 anni siamo alla fine, questa è proprio l'ultima replica, quindi forse anche c'è un po' di malinconia, anche come sempre quando si lascia uno spettacolo che abbiamo vissuto per tanti giorni, tante repliche, tanti teatri d'Italia, con tanti climi diversi, con tanto pubblico, ed è andato sempre bene, molto bene. E siamo contenti, però tutte le cose finiscono, stiamo per archiviare anche questo. Ma il teatro in Italia risente la crisi economica, secondo te? Sì, molto, purtroppo molto. Io fino all'anno scorso ero sempre molto ottimista e da quest'anno la vedo un po' dura, perché in effetti anche noi non facciamo nessun altro spettacolo, l'abbiamo cambiato, ne facciamo un altro e vedo che la situazione, cioè ci sono sempre meno soldi comuni, meno soldi di compagnie, è una cosa deflagrante. I comuni possono scegliere meno spettacoli e quindi spesso poi magari gli assessori non conoscono l'ambiente teatrale, conoscono l'ambiente televisivo, vedono che ci sono dei nomi televisivi, pseudonomi televisivi che approfittano del momento di popolarità per fare il spettacolo e prendono quelli, magari a discapito nostro, il teatro vero, della qualità. Però insomma ci difendiamo con i denti, vediamo. Progetti ce ne sono, che sono sicuro, e quindi speriamo di andare avanti. Ma lei ad Agrigento è di casa, perché ha ricevuto diversi premi. Ah sì, Civiltà sì. Del Mediterraneo nel 2003, sì. Il premio internazionale di Caos nel 2004, sì. Ma nel 2005 lei è stato anche premiato con un premio a Città di Lanciano per aver interpretato Baldovino. Sì, 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 il piacere di non essere qui. Abbiamo, che ha debuttato qua. Abbiamo fatto l'allestimento proprio qui, ad Agrigento, il debutto è stato qua. E beh sì, quello è un personaggio strepitoso, come anche il Fumatia Pascal, sempre riguardo Pirandelli, l'ho fatto subito prima, e ho vinto il premio Gassman come miglior attore dell'anno. E poi devo dire, mi piace dirlo, perché l'anno dopo, o anzi dopo 2 anni, ho vinto ancora il primo Gassman con la Commedia degli Errori come mia regia, come miglior spettacolo dell'anno. E c'era anche mia figlia. E quindi mi fa molto piacere, perché quello è un premio, quello che ha citato adesso, è un premio che dà il pubblico e non la critica o non gli addetti ai lavori. E quindi ha una valenza molto superiore, secondo me. Sappiamo dei potentati, sappiamo degli amici degli amici, per cui questo è un premio pulito, che lo dà il pubblico a prescindere da qualunque influenza esterna. Cosa lo affascina del genere? Lo affascina innanzitutto il clima che si vive qua, è un clima in ballo, un clima, non un clima temporale, ma è un clima proprio culturale. E poi io sono legato molto anche a questa zona della Sicilia, perché mio nonno era di Ravanusa, quindi vicino provincia di Agrigento, e io gli occhi chiari li ho presi dai siciliani, perché mio bisnonno siciliano aveva 2 occhi che erano proprio di giada, erano azzurri, probabilmente di origine normanna. E quindi ci tengo molto, quando sono in Sicilia mi sento un pochino anche a casa mia. Sì, le piace? Sì, ma poi bellissimo Sicilia. Pubblico, peccato che anche qui sia ristretto, una volta si facevano 6 giorni, poi 4, sì. Adesso 3, e questo è il segno indubitabile che c'è una crisi in atto tremenda, sia dalla parte delle istituzioni che da parte del pubblico, che ovviamente avendo meno soldi tutti vanno meno a teatro. E questo è un grosso problema. Ma secondo lei, Agrigento, la Valle dei Templi, eccetera, con la costruzione di un aeroporto potrebbe decollare maggiormente? Sì. Cioè lei nota le difficoltà? Assolutamente, manca forse qua, perché fin dei conti gli aeroporti qui sono molto distanti, sia a Palermo che a Catania. In effetti è vero, manca il centro, diciamo qui il centro sud, manca proprio un aeroporto che congiunga un po' la zona centrale della Sicilia con Catania, è giusto che ci sia anche qui al centro
un aeroporto, ma c'è, è un progetto in atto questo? Un progetto in atto della Punta del Giardino. Speriamo che vada in porto, che non si disperdano i soldi come succede ogni tanto, oppure che si comincia e poi ci si incaglia, che vengono sfruttati bene i soldi europei, no? Che spesso ci sono, ma poi non si sa perché non vengono spesi, per inerzia, inefficienza. Quindi io spero che il comune, la provincia, la regione diano una mano. Tutto dovrebbe sorgere vicino a Ravanusa. Lei ha anche interpretato Todomodo, sì? Di Sciascia, Don Gaetano. Don Gaetano. Quindi un altro personaggio cattivo. Cattivissimo, però molto affascinante. Molto affascinante. E allora, no, mi è piaciuto molto. Fra l'altro, mi è piaciuto interpretarlo accanto a Paolo Ferrari, che faceva appunto, diciamo, il ruolo in cui si adombra la figura di Sciascia, no? Che è questo che nel romanzo, qui è diventato un professore, nel romanzo è pittore, no? E qui è diventato professore. Era molto, molto interessante, e la cosa importante è che piaceva moltissimo ai giovani, perché si riscontrava, sembrava, molti mi hanno detto, sembrava scritto domani, nel senso, sì, che un'attualità sconvolgente, proprio di questa realtà che stiamo vivendo adesso, questa politica inefficiente, spesso malandrina, che si gira su se stessa a furia di favori, di autofavori, e non progredisce in un altro senso, no? E quindi molto 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 forte, è stata una denuncia, e veniva fuori moltissimo questo. E poi questo scontro fra un mondo laico interpretato dal professore e questo mondo di Don Gaetano, che comunque fa le sue critiche anche alla Chiesa, no? Don Gaetano è un visionario, rasenta la follia, no? Certe sue cose, va oltre il limite anche imposto dal cattolicesimo. Lui dice giustamente, a un certo punto noi dobbiamo accettare persone che vengono da me, si confessano, eccetera, e credono in quello che fanno. Quindi è un'ambiguità molto forte, contrastata invece dal raziocinio laico del professore. Molto interessante. Peccato che non abbiamo potuto riprendere, perché sennò saremmo tornati in Sicilia, c'era anche l'idea di andare a Racalmuto, di andare a altre piazze come in Sicilia, poi per vari motivi non l'abbiamo ripreso. Posso dire che adesso noi, finito qua, farò una cosa che ho fatto quest'estate in Sicilia, che è il Kin, la storia è un monologo tutto su di me, e su questo grande attore inglese vissuto fra il cavallo del 700 e 800, che è stato considerato il più grande attore mai apparso sulla scena inglese, che ha rivoluzionato un po' la recitazione, la tradizione recitativa dell'Inghilterra, e che è morto disperato, un uomo che si è autodistrutto, che ha raggiunto, quando raggiunse finalmente il successo, poi donne, vizi, genio, si è completamente rovinato ed è morto giovanissimo, e distrutto dall'alcol, distrutto da un io devastante che portava a non accettare neanche gli attori in scena. E questo lo faremo a Roma, soprattutto, facciamo pochissime piazze, facciamo Roma Salumbello. Dopodiché forse lo riprendiamo inizio di stagione, poi io avrò un appuntamento molto importante con un grande classico, ed è La coscienza di Zeno. Lo faremo col Teatro Carcano di Milano e andremo in giro, speriamo di venire anche qua, in questo l'anno 2013. Invece con mia moglie, anche nel Kine, faremo entrare anche lei, perché a Furor di Popolo, siccome l'anno scorso siamo andati molto bene con cena sorpresa al Teatro San Umberto, allora voglio che sia anche la sua presenza. Qui l'autore ha scritto due pezzi, e Lia interpreterà la moglie e l'amante di Kine. Questo spettacolo. E poi un'ultima cosa, tanto per dire, sono i miei progetti, farò una regia, e questa è anche molto curiosa, manuale di sopravvivenza per vecchie signore. Facciamo
prodotto dal Teatro Calcolo con Marina Bonfili e Isa Barzizza, due grandi attrici ormai abbastanza attempate. Appena questa ultima domanda, una domanda che mi tocca personalmente. Io sono un appassionato del deserto di Tartaro. Che ricordi ha di quel momento? Ricordo prima di tutto non bellissimo, perché mi venne a vedere a teatro Turlini, mi offrì la parte di Armstrong, aspetta, quello che poi fece Terzieff. Sì. E io ero felice, il settimo cielo. Poi dopo un po' successe che Perrin fece parte della produzione, e siccome era molto francese, impose gli attori francesi, fra cui Terzieff, e quel ruolo mi fu soffiato. Rimase a Ratanau, che non era grandissimo, però ho il piacere di aver partecipato. È un comunque bel profilo di ufficiale. Sì, perché è un film talmente importante, è rimasto nella storia. C'era un parterre de Rouen, e quando mi ricordo giravamo la scena lì, quando c'è l'arrivo del protagonista, no? Che saluta tutti, cioè, c'erano tutti gli attori, più grandi attori di quel momento europei. Come mi ha fatto piacere fare un cameo adesso nel film di Woody Allen, che mi ha scelto, perché ha mandato le provini, e mi ha scelto per fare una piccola cosa nell'episodio di Benigni. Era una cosa piccolissima anche quella, però è come partecipare tutti, sono tanti attori italiani che hanno fatto piccolissime cose, partecipare tutti a un brindisi per questo grande genio del cinema. Ultima cosa, nel suo sito ufficiale si apre con la poesia di Maria Teresa di Calcutta. Ah sì. Per Giuseppe Bambietti, cos'è la vita? La vita intanto è una scommessa meravigliosa che ci impegna terribilmente, e bisogna viverla però, io credo, con impegno giusto nel tuo lavoro, anche fuori dal lavoro, ma anche con leggerezza. Leggerezza intendo un'ironia, prendere la vita sempre comunque con una certa ironia, non andare a fondo su tutto, nel senso di non puoi ammalarti perché una cosa non riesci a farla. Devi andare oltre, devi impegnarti sempre, per carità, avere molta fantasia e cercare di viverla la vita come si presenta. Certo, gli input morali ci vogliono, perché stiamo vivendo una situazione tale che se non ci rendiamo conto bisogna un po' rigare dritto, però sempre senza esagerare, ecco. Sempre con una certa ironia, perché l'ironia ci salva da tante cose, una bella risata salva il mondo sicuramente. E poi comunque io credo anche che ci sia qualcosa. Speriamo bene.